Allora, è sempre come avevamo deciso, tentiamo di stare nell'ora per non annoiare la gente, le persone, gli astanti e farli andare via più confusi di quando sono entrati. Quindi abbiamo deciso oggi di rivedere un paio di cose che avevamo saltato l'altra volta, dopodiché andiamo sulla moneta. Allora, se Maxi accetta, comincia a far scendere le slide, così magari oggi, se va bene, riusciamo a starci dentro anche magari un'ora o qualcosa di meno, perché l'altra volta è stata un'ora e 25 minuti e potrebbe essere fastidioso, perché ascolta, Vado. vai, scendi. Allora, non so se vi ricordate l'altra volta, per chi c'era, avevamo detto che la spesa governativa fa parte della funzione del PIL. Quella che vedete lì scritta è la funzione del PIL. Il PIL è dato dai consumi più gli investimenti, più la spesa governativa, più la differenza nella bilancia commerciale, cioè X meno M, le esportazioni meno le importazioni. Ok, quindi spendere significa far aumentare il PIL per forza di cose, tagliare significa diminuire, la spesa pubblica significa far diminuire il PIL. Questa funzione è accettata da tutti gli economisti. Gli unici che probabilmente la mettono ancora in dubbio sono gli economisti della scuola austriaca, perché loro hanno un approccio microeconomico. Loro non guardano mai l'economia in aggregato, loro guardano l'economia dal punto di vista del singolo produttore, però è una funzione che viene accettata, generalmente accettata da tutti gli economisti. Allora, quando c'è una spesa del settore pubblico c'è anche un moltiplicatore fiscale. Cosa vuol dire? Che per ogni somma che lo Stato spenderà o taglierà dall'economia, nella sua spesa e che entra nell'economia, a questa corrisponderà un aumento, una diminuzione del prodotto interno lordo. Allora, se noi andiamo a vedere le stime fatte dal Fondo Monetario Internazionale sulla Grecia, il Fondo Monetario Internazionale diceva che l'austerità, cioè il taglio della spesa pubblica, avrebbe avuto un moltiplicatore fiscale di 1 a 0,5, cioè per ogni euro di spesa pubblica tagliata in Grecia si sarebbero persi solo 0,5 euro di PIL. Le cose non sono andate così perché a seconda delle stime, per ogni euro di spesa pubblica tagliata in Grecia il PIL ha perso da 1,3 a 1,7 euro. Cioè, quindi al taglio della spesa è corrisposto una diminuzione del PIL. Ok? Questo funziona anche solo ed esclusivamente per una questione solamente aritmetica e lo vediamo nella prossima slide, riferendoci ancora, come avevamo parlato l'altra volta, alle politiche di spesa fatte durante gli anni 80. Noi negli anni 80 partivamo da un rapporto debito-PIL che era sotto la soglia del 50%. Quindi, anche immaginando un moltiplicatore fiscale neutro di 1 a 1, cioè per ogni euro di spesa pubblica tagliata, la perdita di 1 euro di PIL, o per ogni euro di spesa pubblica fatta, effettuata, si ha un aumento di 1 euro del prodotto interno lordo. Questo è un moltiplicatore fiscale neutro. Noi partiamo da un moltiplicatore fiscale neutro, immaginando appunto che per ogni euro di taglio o di aumento di spesa ci sia un aumento di diminuzione di 1 del PIL. Vediamo cosa è successo negli anni 80. Negli anni 80, vabbè, io qua ho messo il 50%, noi negli anni 80 eravamo al 58% nell'81. Però non cambia molto, è solo un meccanismo che ci interessa, non i numeri. Se in questo momento io faccio una spesa pubblica, ok, vedete, io parto da un rapporto debito-PIL in cui il debito è 50 e il PIL è 100. Espresso in termini percentuali equivarrà a un rapporto debito-PIL del 50%. Ora, il governo decide di spendere in deficit 10, che prenderà poi a prestito. Quindi, avendo un moltiplicatore fiscale di 1 a 1, il debito aumenta di 10 e il PIL aumenta di 10. Il debito va a 60 e il PIL salirà a 110. Vediamo che il nuovo rapporto debito-PIL sarà 60% su diviso 110%, abbiamo 54,54%.
In questo caso ha una politica di spesa che ha fatto aumentare il PIL e corrisposto anche un aumento del rapporto debito-PIL di 4 punti percentuali, ok? Sì, più o meno 4 punti e mezzo percentuali, ok? Se noi però, per una semplice questione di aritmetica, invece di partire da un rapporto debito-PIL del 50%, scendi pure Max, partiamo da un rapporto debito-PIL del 120%, non succede la stessa cosa. Vediamo, allora, abbiamo un rapporto debito-PIL del 120%, debito 120, PIL 100%, 120%, ok, sempre come prima, il paese spende 10 in deficit, il debito salirà a 130, il PIL salirà a 110. Ora, il nuovo rapporto debito-PIL, 130 diviso 110%, uguale 118,18. In questo caso, al contrario del caso precedente, un aumento della spesa con un moltiplicatore fiscale neutro non ha portato a un aumento del rapporto debito-PIL, ma bensì ha portato a una sua diminuzione. Il rapporto debito-PIL è passato dal 120% al 118%. Questo cosa dice? Che per una anche fosse solo per una semplice mera questione di aritmetica, sopra le soglie del 100%, le politiche di spesa hanno un impatto differente sul rapporto debito-PIL rispetto alle soglie sotto il 100%. Questo è il motivo per cui, uno dei motivi per cui si dice che le politiche di spesa funzionano meglio ad alti rapporti debito-PIL piuttosto che a bassi rapporti debito-PIL. Ok? Vediamo quindi che se noi facessimo adesso le medesime politiche di spesa che sono state implementate negli anni 80 con un moltiplicatore fiscale neutro di 1:1, avremmo un effetto contrario a quello che abbiamo avuto negli anni 80. Il rapporto debito-PIL invece che salire diminuirebbe. E questa è una semplice questione di aritmetica. Basta andare in rete e cercare Alberto Bagnai, l'aritmetica del debito pubblico, e viene spiegata questa cosa, ok? Quindi questa è la mia chiarità, le politiche di spesa hanno sull'andamento del deficit del rapporto debito-PIL un andamento differente a seconda che si sia sotto soglia del 100% o sopra soglia del 100%. Ok, l'altra cosa che avevamo visto l'altra volta, che avevamo rimandato oggi, era lo spread. Ok, dello spread avevamo parlato nella prima volta che ci siamo trovati, non qui in comune ma da un'altra parte, però non avevamo fatto delle slide dedicate. Invece questa volta abbiamo fatto delle slide dedicate, sono due o tre, ma le evadiamo la spetta. Allora, lo spread non è un tasso di interesse, lo spread è un differenziale di prezzo, misura la differenza tra due prezzi, in questo caso misura la differenza tra il prezzo del bund tedesco, che viene preso come titolo di riferimento, e la differenza tra il bond italiano. Lo spread comunica delle informazioni, sì e no, più o meno che sì. Lo spread comunica delle informazioni quando è a livelli molto alti. Ricordate, tutti ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la crisi dello spread del 2011. A fine 2011, quando si è dimesso il governo Berlusconi, lo spread comunicava un'informazione, sì, lo spread ci comunicava che c'era in corso una speculazione sui titoli italiani ed è l'unica informazione che lo spread è in grado di trasmetterci. Perché questo? Adesso facciamo tre casi. Voi vedrete che una diminuzione da 200 a 100 dello spread, che si misura in punti base, perché è un differenziale di prezzo e non in punti percentuali, perché non è un tasso di interesse, vedremo che la medesima diminuzione da 200 a 100 punti base di spread dà tre informazioni differenti, ha tre effetti differenti. Allora, partiamo dal primo esempio. Il bund si trova al 2%, il bond si trova al 4%. In questo caso la differenza è 200 punti base. Tra il bond italiano e il bund tedesco ci sono 200 punti di differenza.
Adesso, per una qualsiasi ragione, il Bund sale al 4%, mentre il Bond italiano sale al 5%. Lo spread diminuisce, passa da 200 a 100. Questo per noi rappresenta un vantaggio? Assolutamente no. La nostra situazione non è migliorata, è peggiorata. Perché? Perché il nostro tasso di interesse passa dal 4% al 5%. Quindi noi saremo obbligati a pagare più interessi sui nostri titoli. Nonostante ci sia stata una diminuzione dello spread, la nostra situazione è peggiorata. Vediamo il secondo caso. Allora, il secondo caso è questo che vediamo sopra. Mettiamo caso, il bond resta al 4%, il bund sale al 3%. Anche in questo caso lo spread passa da 200 a 100 punti base. Per noi questo comporta un vantaggio, fa qualche differenza? Assoluta, sì, una piccola differenza la fa, la vediamo dopo, però non comporta nessun vantaggio. Il nostro tasso di interesse rimane al 4%, sempre quello paghiamo, mentre la diminuzione dello spread è dovuta ad un aumento del tasso di interesse tedesco. Quindi noi non abbiamo nessun vantaggio dall'aumento, dalla diminuzione dello spread, nemmeno in questo caso. La nostra situazione rimane invariata. Il terzo caso è quello che lo spread, ok, mettiamo il caso che il Bund rimane al 2%, mentre il Bond passa dal 4 al 3%. Lo spread si riduce ancora da 200 punti base a 100 punti base. In questo caso però noi abbiamo un vantaggio. Non perché è diminuito lo spread, ma perché è diminuito il nostro tasso di interessi che passa dal 4 al 3%. Quindi in questo caso noi avremo un vantaggio perché migliora la nostra posizione debitoria. Paghiamo meno interessi sul debito. Ok, questi tre casi sono tre casi in cui lo spread scende da 200 a 100. Ci comunicano tre informazioni differenti. In un caso la nostra situazione è peggiorata, in una è rimasta invariata, nell'altra è migliorata. Eppure sono tutte diminuzioni dello spread da 200 a 100. Questo vuol dire che piccole variazioni dello spread non ci dicono nulla. Quello che dobbiamo vedere è se sono aumentati o diminuiti i tassi di interesse sui nostri titoli di Stato. Ok? Lo spread ci dice poco o nulla e se non stiamo attenti la maggior parte delle volte ci comunica delle informazioni sbagliate. Ok? Questo è quello che interessava. Inoltre, se scendiamo, vediamo una cosa che si verifica sempre quando si abbassa lo spread. Questo è un grafico che arriva da un report della Banca d'Italia, è il supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia. Guardate, non ve lo leggo in inglese, se volete ve lo leggo in inglese, però mi sembra superfluo. Alla fine di settembre 2013 l'Italia ha avuto un debito netto nella posizione patrimoniale sull'estero del 47 miliardi. Il peggioramento rispetto alla fine del 2012 è stato per gli aggiustamenti di valore, la riduzione del prezzo dell'oro, perché noi abbiamo molte riserve in oro e badate bene, lo spread ha aumentato il valore di mercato e quindi delle passività italiane. Quando diminuisce lo spread, cosa succede? I titoli, diminuendosi lo spread, vengono percepiti come più sicuri sul mercato, perché quando diminuisce il rendimento aumentano i prezzi, i titoli vengono percepiti come più sicuri. Pertanto tutti i titoli si rivalutano. Rivalutandosi tutti i titoli del debito pubblico italiano, si rivalutano anche quelli detenuti dai creditori esteri. Pertanto peggiora la nostra situazione sull'estero e migliora la posizione credito dei nostri creditori esteri. Ok? Quando diminuisce lo spread, noi abbiamo comunque un peggioramento della nostra situazione sull'estero. È scritto nel supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia. Non ci stiamo inventando nulla. Ok? Ne consegue, come è scritto là, che il caso migliore è quando scende il tasso di interesse e lo spread sale. Perché può succedere anche quello. E lì c'è scritto il caso. Se noi abbiamo il Bund che passa dal 2% allo 0,5% e noi passiamo dal 4% al 3%,
lo spread sale da 200 a 250 punti base. Questo comunque rappresenta un vantaggio per noi, perché primo, scende dal 4-3% il nostro tasso di interesse, e secondo, si verifica l'effetto contrario a quello che c'è scritto lì: i nostri titoli, aumentando lo spread, vengono percepiti come meno sicuri sul mercato, quindi si svalutano. Svalutandosi i nostri titoli, tutti i nostri titoli, si svalutano anche quelli detenuti dai creditori esteri. Peggiora la posizione dei creditori, dei creditori esteri, e migliora la nostra posizione, ok? Quindi quando mi parlano di spread, occhio, se le variazioni sono minime, e non si ha, certo, non quando siamo a 700 di spread, lì, come ho detto, comunico un'informazione, qualcuno sta speculando sui titoli dove il tasso di interesse si sta alzando, ma negli altri casi, quando c'è una variazione minima, per vedere se è stato realmente un vantaggio o uno svantaggio, noi dobbiamo andare a guardare il tasso di interesse sui nostri titoli. In ultima istanza è il tasso di interesse sui titoli che comunica le informazioni sullo stato di salute dei nostri bond, dei nostri titoli del debito, non lo spread. O per cui tutta l'operazione sullo spread che c'è stata negli ultimi tempi è stata Ma allora io l'avevo fatto l'altra volta, è stato un falso allarme per vari motivi. Innanzitutto i bond sono, i titoli di Stato in generale, sono titoli che finiscono sui mercati diffusi, ok? Quelli dove investitori, piccoli investitori come me e lei, io la comprano, ok? I mercati diffusi, nei mercati diffusi il tasso di interesse è elastico. Cioè tende, anche quando esce, questa è una, l'elasticità è una cosa un po' più complicata da spiegare, però anche quando esce dal suo binario, dall'andamento del periodo, tende a ritornare allo stato iniziale abbastanza alla svelta. Io sono convinto che quando Berlusconi si è rimesso, se avesse tenuto duro ancora qualche giorno, ok, probabilmente l'avrebbe fatta franca, perché comunque, essendo il tasso di interesse sui titoli che vanno sul mercato diffuso molto elastico, avrebbe teso a ritornare nella situazione di partenza. Uno. Secondo, quello è stato un effetto principalmente, secondo me, psicologico. Non è che, come ho detto l'altra volta, la compravendita, non è che c'è stata una raffica di vendite sui titoli italiani. Una raffica di vendite, c'è una raffica di vendite, c'è una raffica di compra. Uno vende, uno compra. Non è che un titolo viene venduto senza essere comprato, se non lo vende un altro lo compra. Quindi dove c'è una raffica di vendite c'è una raffica di compere, ok? Quello era l'effetto psicologico, secondo me, di quelli che vengono chiamati le short selling, le vendite allo scoperto, cioè speculatori che vendono titoli prima ancora di averli e che compreranno tra la data della vendita e la data della consegna, sfruttano quella situazione di incertezza. Però non, io penso, se Berlusconi fosse stato ben consigliato, avrebbe potuto evitare, se avesse tenuto duro, di dare le dimissioni. Poi è andata bene così, è andata così, va benissimo. Adesso ci troviamo ancora nella stessa situazione, senza che sia stato risolto nulla della crisi. Una volta visto questo, come funziona lo spread, volevo chiedere, fare un attimo un passo indietro, perché volevo vincere una piccolissima parte. Quando io avevo sentito che quando a livello locale, quando si fa un investimento sul pubblico, ad esempio su una strada, e si dà l'appalto, se mi viene da pensare davanti al mio ufficio che stanno facendo la rotonda a livello comunale, e hanno dato l'appalto all'impresa che è in fondo alla mia via, mi hanno detto che questo passaggio, anche se mi astuno, il comune riceve 1.2. Certo, è il moltiplicatore fiscale, però ogni euro che tu spendi, ok, in quella strada, hai un ritorno economico di 1.2 euro. E il moltiplicatore fiscale può cambiare quel frangente di prima, cioè nel senso di debito. Allora, ok, se il moltiplicatore maggiore è il moltiplicatore fiscale, minore è l'incremento che tu
tu hai nel rapporto debito-PIL o maggiore è il decremento se sei sopra una soglia del 100%. Ok? Il piano Jeffers Plan era un piano di lavoro garantito che è stato applicato in Argentina. Ok? Lo Stato si è messo a fare il datore di lavoro di ultima istanza, cioè a impiegare tutti quelli, non tutti, una buona parte di quelli che avevano perso il lavoro del settore privato. Il Jeffers Plan in Argentina ha avuto un moltiplicatore fiscale di 1 a 2,56, cioè per ogni euro, ogni peso, ogni dollaro adesso che hanno speso per dare lavoro alle persone, ha avuto il risultato di far crescere di 2,57 peso su dollari il PIL argentino. Infatti, se voi andate a vedere, non perché l'Argentina ha avuto un crollo nel rapporto debito-PIL dal 2000 al 2020, ha dato lavoro alle persone, la disoccupazione è rimasta un bel 10-12%, però da livelli molto più alti a cui era prima. Ok? Quello è il moltiplicatore fiscale. Il comune spende uno e grazie ai lavori che ha fatto riceve in termini di crescita economica 1,2. Ok? Allora, adesso vediamo un attimo la moneta. Partiamo a vedere la moneta da come viene interpretata secondo l'economia tradizionale. Molti economisti hanno cercato di dare una definizione univoca della moneta, per poi trovarsi a ritenere che non poteva darsi una definizione che valesse per tutti i generi di moneta che abbiamo e che quindi era meglio inquadrare la moneta da un punto di vista funzionale, cioè in relazione alle funzioni che la moneta assolve. Quindi la moneta assolve principalmente a tre funzioni: misura di valore, perché ci dice il valore da un bene tramite il prezzo del telefonino, 100 euro, 100 euro è il valore di quel telefonino; riserva di valore, perché se io accumulo moneta accumulo valore, poi potrò spendere sempre per il telefonino; e mezzo di scambio. Queste sono le tre principali funzioni che la moneta ha nell'economia tradizionale: riserva di valore, misura di valore, mezzo di scambio. Ok? Noi dobbiamo ricordare anche, prima di passare a vedere un attimo invece la moneta, secondo la scuola economica della quale la nostra associazione segue, che noi al momento utilizziamo due tipi di moneta: quella che viene chiamata high power money o moneta ad alto potenziale e viene emessa dalla Banca Centrale Europea, e la moneta bancaria che viene emessa da tutte le banche. Tutte le banche commerciali sono emettitrici di moneta bancaria, solo la Banca Centrale è emettitrice di moneta ad alto potenziale. Più avanti, nella slide successiva, vediamo il rapporto tra moneta ad alto potenziale e moneta bancaria. Ok? Lasciamo un attimo questa differenza dietro e vediamo invece, secondo la teoria economica che noi seguiamo, cosa è la moneta. La moneta per noi non è una riserva di valore, non è un mezzo di scambio e non è nemmeno una misura di valore. Secondo noi, e seguendo l'approccio cartalista, che si contrappone a quello della scuola metallista, che prevede che la moneta abbia un valore intrinseco, sosteniamo che la moneta è un credito per le tasse e che non ha valore intrinseco. Ok? Chi è cartalista? Il cartalismo parte dal presupposto che non è necessario che il denaro abbia un valore intrinseco e che sia emesso in relazione alle riserve, cioè delle riserve di oro, come per esempio si faceva con il gold standard. Non c'è nessun controvalore in questo momento per l'emissione monetaria. Non è che devono scoprire nuove miniere d'oro per poter emettere moneta. La moneta, noi siamo un sistema valuta fiat. La moneta viene emessa senza un controvalore di metallo prezioso o qualsiasi altro controvalore. Ok, il nostro approccio cartalista si trova in George Frederick Knapp e nella teoria statale della moneta del 1905. Non è una cosa dell'altro ieri, è una cosa che arriva da lontano. Come potete vedere, il denaro non ha un valore intrinseco e deve essere rigorosamente utilizzato come segno governativo di emissione.
di qua anche quando Charles Goddard, che lavora ancora per la Banca Finland, dovrebbe essere ancora nella Banca Finland, parlava della moneta di Stato. Ok? La moneta, secondo noi, dovrebbe essere una moneta di Stato. Lo Stato non dovrebbe essere, come in questo momento, un utilizzatore di moneta, ma dovrebbe essere un emettitore di moneta. L'avevamo detto anche l'altra volta, io sono un utilizzatore di moneta, Max è un utilizzatore di moneta, tutti qua sono utilizzatori di moneta, le banche sono emettitrici di moneta. Noi sosteniamo l'idea che l'emettitore di moneta debba essere lo Stato, ok? Un altro testo di riferimento per noi è non la teoria generale di Keynes del 36, anche quella, ma per quanto riguarda la moneta, il trattato sulla moneta di Keynes del 1930. Ora, il problema non è tanto chi cosa emette la moneta, ma come farla accettare le persone. Perché io posso stampare domani una banconota, dire questa è la mia banconota, è la banconota di Luca, il 100 lucchi. Ma se io vado a pagare in un bar, un caffè, un paio di scarpe con la mia moneta, poi mi dice cosa fai? Allora, la nostra idea è che per fare sono le tasse che implicano l'accettazione della moneta. Cioè il fatto che uno Stato imponga tasse in una determinata valuta implica che su quel territorio dove lo Stato si fa pagare le tasse si usi quella valuta per un semplice motivo: tutti dobbiamo pagare le tasse, quindi tutti saremo costretti a recuperare quella moneta. E questo discorso si lega, l'indirizzo è quello di Matthew Fostater, trovate anche sul nostro sito la traduzione del working paper Tax Driving Money, cioè sono le tasse che guidano una moneta, e fa l'esempio delle colonie inglesi. Però allora, l'esempio delle colonie inglesi, loro cosa dicevano? Gli inglesi avevano notato nelle loro colonie che i neri non utilizzavano le loro colonie, non i neri, gli indiani, dove hanno tutte le colonie, che la popolazione autoctone non utilizzavano la sterlina, mentre loro volevano imporre l'uso della sterlina. Dicevano le colonie: noi, se lavorate per voi, per noi, vi paghiamo sterline. Le popolazioni autoctone preferivano non lavorare perché non gli interessava avere la sterlina inglese. Probabilmente non se ne facevano niente, ritenevano di non potersene fare niente. Allora gli inglesi cosa hanno fatto? Hanno detto: noi vi imponiamo delle tasse che voi dovete pagare in sterline. Poi vedete, i metodi inglesi, che non sono mai stati simpatici nella storia, hanno detto a queste popolazioni: se voi non ci pagate le tasse nella nostra moneta, noi bruciamo le vostre capanne. In quel momento, con questa imposizione delle tasse, gli inglesi sono riusciti a far accettare nelle colonie le sterline. Ok? Questo discorso è strettamente legato allo Stato emettitore di moneta e allo Stato che non è una famiglia, perché se la moneta è di Stato la può avere solo lo Stato, quindi lo Stato per metterla in circolazione la deve prima spendere. Lo Stato non può venire a chiederti di pagare una tassa in una valuta che tu non hai, perché se l'emettitore è lui, prima che tu possa pagare con questa valuta deve spenderla nell'economia reale. Ok? Quindi per noi le tasse guidano la moneta è un discorso legato anche allo Stato emettitore di moneta e lo Stato che non è un padre di famiglia e non è come una famiglia, non è come un'azienda, ma uno Stato che prima spende e poi raccoglie, che prima spende e poi tassa. Ok? Pertanto lo Stato, la moneta, è una creatura di uno Stato che è un emettitore di moneta e non, come nella situazione attuale, un utilizzatore di moneta. Ok? Andiamo avanti. Vediamo. Questa teoria è stata fortemente criticata e si vorrebbe far credere che il limite a questa teoria è la spiegazione di quella che era la moneta merce. Voi andate nel tipo egittico, si pagava con il grano, ok? Il grano, che era una merce, quindi utilizzata anche come moneta. Ok? Secondo noi
questa è argomentazione non è un limite alla nostra teoria per un semplice motivo, e qua il riferimento è Ayman Minsky, che è Keynes, l'instabilità del capitalismo. Noi siamo, non siamo più nel 2000 avanti Cristo, siamo nel 2000 dopo Cristo, ok? Non possiamo partire nel valutare e definire una moneta da un paradigma che è quello che viene chiamato la fiera del mercato, ok? Noi non possiamo pensare per definire la moneta a un sistema di baratto nel quale viene creata la moneta. Noi dobbiamo pensare a un sistema capitalistico dove esiste già un settore finanziario stratificato molto esteso. Quindi, chi ci dice che il limite alla nostra teoria è la moneta merce viene respinto a mittente. Perché? Perché la moneta merce non è una situazione che può essere applicata al paradigma di partenza che noi sosteniamo, cioè quello di un mercato finanziario esteso dove ci sono migliaia di transazioni. Il punto di partenza per interpretare l'economia, la finanza e la moneta è un sistema capitalistico in cui esiste già una City o una Wall Street. Questo, anche questo, non ci stiamo inventando nulla, potete andare a leggere Keynes, la stabilità del capitalismo di Minsky, dove questa cosa verrà spiegata meglio, ok? Abbiamo visto il paradigma di partenza, le due tipi di monete, adesso vediamo gli aggregati monetari, ok? Come vi ho detto, la moneta si divide in due tipi, la moneta ad alto potenziale e la moneta bancaria. La moneta ad alto potenziale è fatta dalle banconote, ok? I soldi che abbiamo in tasca, i soldi circolanti, anche qualora fossero depositati in banca a titolo di riserva, e i saldi delle banche alla banca centrale, che sono le passività della banca centrale. Questa è la moneta ad alto potenziale, la base monetaria, l'aggregato monetario M0, ok? Ed è la moneta più liquida in assoluto, ok? È la moneta più liquida in assoluto. Banconote e saldi di riserva delle banche, la banca centrale, ok? L'altro aggregato monetario è dato da M1, chiamato liquidità primaria, che è dato dalla base monetaria più tutti i depositi convertibili a vista, ok? I vostri depositi in banca, i vostri conti correnti rientrano che possono essere trasferiti tramite assegno, rientrano nella liquidità primaria, nell'aggregato monetario M1. Poi abbiamo l'aggregato monetario M2, che è la liquidità secondaria, e comprende M1, cioè che comprende a sua volta M0, più tutte le attività finanziarie che hanno un'elevata liquidità e valore certo. L'esempio, i depositi postali non trasferibili per assegno. Infine abbiamo la broad money, ok, che è la moneta in senso ampio, è l'aggregato monetario più ampio, però quello che comprende anche una moneta che è molto meno liquida. Infatti, come vedete, tutte le altre attività finanziarie che possono essere riserva di valore, però magari non sono immediatamente liquide ed esigibili. Questi sono gli aggregati monetari. In che rapporto stanno l'aggregato M3, per esempio, con la base monetaria, o la moneta bancaria con la moneta ad alto potenziale? Il rapporto è dato dagli obblighi di riserva, ok? Tu puoi avere, se l'obbligo di riserva in questo momento per la liquidità è stato portato dal Draghi dal 2% all'1%, una banca, ok, che riceve 100 euro con una banconota deve tenere a riserva 1 euro per soddisfare i requisiti di liquidità, ok? Deve mettere al suo conto alla banca centrale 1 euro per supportare quel deposito. Se scendiamo vediamo meglio questa cosa su come viene messo il credito, ok? Una piccola nota statistica. Non se voi andate a vedere la Bank of Japan, Bank of England, Banca Centrale Europea, tutti usano M0, M1, M2, M3, però nelle statistiche la Federal Reserve, per esempio, usa M1 e M2. La Banca Centrale Europea usa M1 e M3, la Banca del Giappone usa anche M0,
che gli aggregati monetari sono quelli. Poi a livello statistico le banche tengono in considerazione quelli che più le soddisfano. Non so perché la Federal Reserve usa M2 per le statistiche, mentre la Banca Centrale Europea usa M3. Quelli sono i loro criteri statistici. Ok, quindi abbiamo due monete primarie, la moneta ad alto potenziale emessa solo dalla banca centrale e la moneta bancaria emessa dalle banche, e i quattro aggregati monetari. Però come stanno tra loro il rapporto questa moneta? Lo vediamo secondo le due principali teorie relative al funzionamento della moneta: la teoria quantitativa della moneta e la teoria della moneta endogena. La teoria quantitativa della moneta arriva da Irving Fisher, okay, un economista americano. Era già stata trattata da David Hume, però il primo a mettere questo nero su bianco, questa funzione, con l'equazione dello scambio, è stato Irving Fisher. Fisher diceva che, come riassumendo le dottrine monetarie classiche e neoclassiche, che la moneta non può influenzare i fenomeni reali economici, ma può influenzare solo il livello dei prezzi, ok? E stabiliva che la quantità di moneta moltiplicata per la sua velocità di circolazione è uguale alla media ponderata dei prezzi moltiplicata per la quantità di transazioni, ok? Questa è l'inizio della teoria quantitativa della moneta. Poi abbiamo avuto ulteriori sviluppi, la scuola di Cambridge ha le sue varianti, i mercantilisti hanno la loro variante. Non possiamo adesso trattare queste e non abbiamo preparato le slide. Ci serve per farvi notare che comunque le principali teorie sul funzionamento della moneta sono due. Una arriva dai classici, dai neoclassici, e ha il suo punto di partenza in Irving Fisher, e adesso vediamo la teoria della moneta endogena, ok? E secondo questa teoria, quindi, il livello dei prezzi può essere influenzato dal livello della moneta. La moneta non influenza i fenomeni dell'economia reale, ma può influenzare il livello dei prezzi, ok? Come è scritto qua, il dibattito relativo alla teoria quantitativa della moneta può essere difficilmente riassunto in un'oretta, e è una cosa veramente poco piacevole per i generi di incontri che noi ci siamo prefissi, perché è una cosa abbastanza tecnica e poi ci sono molte sfaccettature e molte contraddizioni e molte discussioni. Quindi, vista questa, ce la facciamo bastare e andiamo a vedere come funzionerebbe il credito secondo questa teoria. Secondo questa teoria il credito funziona ancora come funzionava nel gold standard, nel sistema di gold standard. Il gold standard è finito nel 1971 a livello internazionale con il Nixon shock, quando Nixon ha deciso che i dollari non sarebbero stati più convertiti in oro. Cosa? Dietro c'era solito inghippo. Si dice che la Francia, ok, continuasse a chiedere la conversione nelle sue posizioni di dollari in oro. Allora Nixon, per bloccare questa fuoriuscita di oro dagli Stati Uniti, ha deciso di non convertire più l'oro in dollari, ok? Mentre nel sistema interno americano i dollari, i debiti non erano più redimibili in oro dal Banking Act del 33 voluto da Roosevelt, ok? Secondo la teoria quantitativa della moneta, che è riportata, attenzione, non è niente campato in aria, non è una cosa che non esiste, è un sistema di funzionamento che c'era prima, quando avevamo il gold standard. Ci sono ancora delle banche centrali, come la Federal Reserve di St. Louis e quella di Chicago, che spiegano il funzionamento del credito secondo questa teoria. Allora, facciamo il caso semplice. La regola di partenza è che sono i depositi a creare i prestiti, cioè la banca prima di prestare deve raccogliere i soldi. Cosa succede? Facciamo il caso della Federal Reserve, che ha un obbligo di riserva del 10%, noi ce l'abbiamo all'1%, il Canada non ha obbligo di riserva, per esempio. Allora, io sono un cliente della banca, vado in banca e
consegno, cioè faccio un deposito di 100 euro in una banconota. La banconota è moneta ad alto potenziale. Avendo degli obblighi di riserva solo del 10%, la banca prenderà questi 100 dollari, ne metterà riserve 10 e segnerà 90 euro con un eccesso di riserve. Ok? Quindi potrà prestare quei 90 euro, perché lei non ha bisogno di tenerli per supportare il deposito, gliene di 100, gliene bastano 10 sui requisiti legali di riserva. Presterà quei 90, rientreranno nel circuito economico, finiranno in un'altra banca che prenderà questi 90, ne metterà il 10% riserva, cioè 9, e presterà gli altri 81 che rifiniranno nell'economia, finiranno in un'altra banca, ne metterà riserva 8,1 e presterà i restanti. Così è il modo in cui si moltiplica il credito secondo la teoria della quantitativa della moneta. Secondo il moltiplicatore, viene chiamato il moltiplicatore dei depositi, è una cosa che magari avete già sentito in rete, la riserva frazionaria, in cui del signor Agisti. Ok, il credito quindi, secondo la teoria quantitativa della moneta, sarebbe limitato dalla quantità di depositi che le banche riescono a raccoglierle. Ok? Per noi non è così. Il credito non funziona in questo modo, o meglio, non funziona più in questo modo. Quando noi, partendo da un altro autore di riferimento che è Cantor, ok, le autorità monetarie non possono trovarsi senza denaro, quindi l'offerta di moneta deve arrivare dall'interno del sistema monetario, ok? È endogena al sistema monetario, non arriva da istituti esogeni al sistema nel suo complesso come le autorità monetarie. No, il credito viene creato all'interno del sistema stesso, è endogeno al sistema. Ok, cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'offerta al pubblico di moneta non è illimitata da quanto le banche raccolgono. Come dice Warren Mosler, se fosse come dice la teoria quantitativa della moneta, noi abbiamo avuto un'esplosione della base monetaria, ok? Draghi ha dato tantissima liquidità alle banche. Voi avete visto un aumento del credito? No, c'è stata la stretta del credito. Negli anni 90, senza politiche monetarie espansive, si faceva credito a tutti, fino a che è stata fatta una bolla immobiliare e una bolla creditizia. Negli anni dopo il 2010, con le operazioni monetarie di Mario Draghi, che hanno aumentato a dismisura la base monetaria, abbiamo avuto una stretta del credito. Quindi questo avalla, secondo noi, avalla la teoria che non è la quantità di depositi che determina i prestiti, ma che sono i prestiti che determinano i depositi, secondo i dettami della teoria della moneta endogena. Ok? La regola è ribaltata rispetto a quella della teoria quantitativa della moneta. Sono i prestiti a fare i depositi. Le banche, come dice Warren Mosler, prima prestano, poi espandono i depositi, poi non prendono prestito. Cosa vuol dire questo? Se io vado in banca e chiedo 100.000 euro di credito, la banca non guarderà se lei tra le riserve ha quei 100.000 euro. Valuterà il rating creditizio mio, cioè se la banca mi trova solvibile, se io offro delle buone garanzie, mi farà il prestito senza guardare alla sua situazione di liquidità. Se il prestito non viene messo è perché c'è un problema di patrimonio, lo vediamo al massimo, non hanno, perché le banche, ok, vabbè, lo vediamo dopo. Cosa vuol dire che prima prestano? Io vado in banca, mi chiedo 100.000 euro, ho un buon rating creditizio, la banca me li presta. Come fa la banca a darmi quei soldi? Emette 100.000 euro di moneta bancaria, cioè accredita le sue passività, cioè il mio conto corrente, perché il mio conto corrente è una passività per la banca, di 100.000, dopodiché accredita anche le sue attività di 100.000 più gli interessi. Le banche emettono moneta aumentando contemporaneamente
nel lavoro balance sia le attività che le passività, ok? Così viene messa la moneta bancaria. Una volta che la banca mi ha dato quel prestito, poi dovrà sistemare i suoi conti alla banca centrale, perché tutte le banche hanno un conto della banca centrale e a seconda delle operazioni che fanno devono determinare il livello di riserve alla banca centrale. Se io ho chiesto 100.000 euro di prestito, la mia banca poi dovrà recuperare di moneta bancaria, quindi l'altro 100.000 euro di moneta bancaria, poi dovrà mettere 1.000 euro, perché è l'1% attualmente l'obbligo di riserva, dovrà mettere 1.000 euro di riserva in moneta ad alto potenziale al suo conto presso la banca centrale europea, ok? Se la banca ha quei 1.000 euro perché c'è un eccesso di riserve, ha tante riserve o per qualsiasi altro motivo, non devi fare niente. Se la banca non ha quei 1.000 euro, dovrà andare a prendere il prestito sul mercato interbancario. Se sul mercato interbancario c'è scarsità di risorse, le operazioni orizzontali tra banche non aggiungono niente al sistema. Quindi è necessaria un'operazione verticale e la mia banca prenderà quei 1.000 euro a prestito in quelli che si chiamano i marginal lending facilities della Banca Centrale Europea. Ok, se non trova quei 1.000 euro in moneta ad alto potenziale sul sistema interbancario, li prenderà a prestito dalla Banca Centrale Europea. Una cosa è certa, non rimarrà senza soldi. Ok, se la banca non vi mette in prestito, non è, a parte il fatto magari che avete uno scarso credito, che qualcuno ha uno scarso rating creditizio, non è perché ha problemi di liquidità, è perché ha problemi di patrimonio al massimo. Quando le banche fanno un prestito, oltre a sistemare i loro livelli di liquidità alla banca centrale, devono, a seconda che il prestito sia retail o corporate, mettere un 4, un 6% dell'importo totale nel patrimonio, ok? Potrebbero essere limitate da questa operazione, non dall'erogazione di liquidità, ok? Le banche sono emettitrici di moneta bancaria, la banca centrale è emettitrice di moneta ad alto potenziale, non può rimanere senza soldi. L'avevamo già detto l'altra volta, è più facile che la British Petroleum rimanga senza petrolio da vendere, che la Volkswagen rimanga senza macchine da vendere, piuttosto che una banca centrale rimanga senza soldi. Il limite all'economia sono le risorse reali, non la quantità di denaro disponibile. Ok? Quindi per noi il credito funziona diversamente. Le banche non sono limitate nell'erogazione di credito dai prestiti raccolti. Ok? Il limite al credito è un problema patrimoniale o al più il rating creditizio di chi chiede un prestito. Questa è la teoria della moneta endogena, la teoria nella quale la Banca Centrale Europea si limita a mettere a disposizione tutte le riserve necessarie in relazione al suo tasso di interesse. Adesso il tasso di interesse è basso, quindi la Banca Centrale continua a mettere a disposizione riserve facendo le operazioni monetarie non convenzionali, ok? Questo qua è quello che dice la teoria che noi seguivamo. Come avevo detto al primo incontro, ci sono delle evidenze su questo, avevamo dato dagli autori, il più comodo da leggere, quello che ha scritto veramente bene sul circuitismo, è la teoria del circuito monetario di Augusto Graziani, ok? Andiamo avanti, perché ok, te l'abbiamo vista. Aspetta. Ok, come vi è stato detto, è un altro punto forte che avvalida, secondo noi, la teoria della moneta endogena piuttosto che quella quantitativa della moneta, è che la teoria quantitativa, come vi ho detto prima, dice che la moneta può influenzare i prezzi. Ok, però scusate un attimo, voi avete visto un aumento dei prezzi ultimamente, noi siamo entrati in deflazione, cioè i prezzi sono scesi solo dello 0,2% l'anno scorso, però siamo entrati in deflazione, cioè nonostante le grosse emissioni monetarie che sono state fatte, non c'è stato nessun aumento di inflazione, non c'è stato nessun aumento dei prezzi.
Questo è un limite molto forte, secondo noi, alla teoria quantitativa della moneta. Ok? Possiamo andare avanti. Ma siamo già qua? Sì. Però, allora, ve l'ho detto che oggi saremmo andati abbastanza alla svelta. Allora, questi sono due grafici che abbiamo preso. Vi facciamo notare che sono in nero l'offerta di moneta dell'aggregato M1 in Italia, mentre in azzurro abbiamo i prestiti al settore privato. Se fosse come dice la teoria quantitativa della moneta, a un aumento dei depositi e quindi dell'aggregato monetario M1, noi avremmo dovuto vedere anche un aumento dei prestiti al settore privato. Invece cosa succede? Guardate qua. Nel 2010-2000 comincia a scendere, poi qua ci sono le operazioni monetarie non convenzionali di Draghi, le prime due long term le financial cooperation che ha fatto, la prima operazione di finanziamento di lungo periodo che ha fatto, fine 2011, inizio 2012, guardate come sale l'offerta di moneta, eppure i prestiti al settore privato crollano, ok? Quindi l'offerta di moneta, il credito, non è legato all'offerta di moneta in questo caso. Questo porta ad un altro corollario di base per noi, che la banca centrale si limita solo ed esclusivamente a mettere a disposizione riserve, non controlla l'offerta di moneta. L'offerta di moneta è controllata al cliente, a noi sto dicendo, non nei rapporti tra banca centrale e banca commerciale. L'offerta di moneta al pubblico è controllata dalle banche commerciali, non dalla banca centrale. Sono le banche commerciali che decidono la quantità del credito in base alle loro aspettative. Non è la banca centrale che controlla il credito a nostro favore. Sono le banche commerciali che decidono se far aumentare il credito o non far aumentare il credito. Ok? Nonostante queste operazioni monetarie non convenzionali, la banca centrale si era, con l'operazione monetaria non convenzionale, fissato due obiettivi. Uno era l'aumento dell'aggregato monetario M3 del 4%. 4,5%, e voleva dire che quindi grazie all'immissione di liquidità si sarebbe fatto credito facendo aumentare l'aggregato, anche l'aggregato monetario M3. Non ha funzionato così. La Banca Centrale Europea non è mai riuscita a raggiungere il suo obiettivo di far crescere l'aggregato monetario M3 del 4%. Nonostante dopo le long term refinancing, le operazioni, scusate, in italiano, le operazioni di finanziamento in lungo periodo, nonostante gli alleggerimenti quantitativi e nonostante le operazioni di rifinanziamento di lungo periodo mirate, che erano le targeting long term refinancing operation, non ha mai raggiunto il suo obiettivo su un aumento della massa monetaria e dell'aggregato monetario M3. Ok? Tutta la moneta che la banca centrale ha messo a disposizione nelle banche commerciali è rimasta nelle banche commerciali, non è defluita nell'economia reale. L'avevamo già detto l'altra volta, in questo caso si può dire che l'effetto di sgocciolamento, quello della trickle down economics, non si è verificato. Loro hanno tentato di riempire gli alti livelli finanziari di liquidità sperando che questa travasasse e sgocciolasse verso le parti più basse dell'economia, ma in questo caso ciò non è avvenuto, ok? È rimasto tutto all'interno delle banche. L'economia reale, nonostante il grosso aumento di base monetaria, non ha ricevuto liquidità, anzi ha avuto una stretta del credito. Questo fa ricordare, come aveva detto Warren Mosler, che è sempre il nostro economista di riferimento, e lui, attenzione, perché lui l'aveva detto quando stavano per cominciare le operazioni monetarie non convenzionali, e l'aveva detto anche quando le stava facendo la Fed, diceva attenzione,
perché voi vi aspettate un aumento del credito e un aumento dell'inflazione grazie alle operazioni monetarie non convenzionali, ma queste non avranno un effetto inflattivo, avranno un effetto deflattivo. E infatti quello che si è verificato è stato un effetto deflattivo, una diminuzione dei prezzi. Facciamo un esempio veloce, perché questo? Perché noi guardiamo sempre le cose dal punto di vista della singola banca, ma i livelli a cui dobbiamo guardare sono due, quello della singola banca e quello del settore bancario aggregato nel suo complesso. Per l'Europa il settore bancario aggregato nel suo complesso è la balance della Banca Centrale Europea. Se io sono una banca, una singola banca, e vendo i miei titoli di qualsiasi debito pubblico alla Banca Centrale Europea, prima cosa io perdo, se lo faccio con quantitative easing, io perdo immediatamente il tasso di interesse che quel titolo mi fa guadagnare e ricevo dalla banca centrale delle riserve che andranno a costituire riserve in eccesso che mi fruttano zero. Quindi nell'immobilizzazione io all'inizio ci ho perso, non ci ho guadagnato. Io ho perso, ho ceduto un titolo che mi dava 1% e ricevo delle riserve che mi danno lo 0%. Quindi io ho perso l'1%. La banca, la singola banca, cosa farà? Prenderà quella liquidità, andrà sul mercato e cercherà di impegnarla a un tasso superiore all'1% per avere il suo ritorno, un tasso superiore per un periodo inferiore, per quello che noi diciamo che la banca, queste situazioni non possono favorire il credito. Se io ti cedo i miei titoli che mi fruttano l'1% e magari, perché non è che poi quei titoli restano sempre nel portafoglio della banca centrale, se la banca centrale ha necessità per esempio di drenare risorse, poi mi rivende, ok? Però io ho perso quell'1%, devo impegnarmi sul mercato per guadagnare di più dell'1%, ma non lo farò prestando denaro che mi tornerà indietro in 30 anni. Impegnerò quel denaro in operazioni di più breve periodo che mi daranno un tasso più alto. Non prendere la banca, difficilmente prenderà i soldi a prestito dalla banca centrale vendendo titoli, prenderà liquidità dalla banca centrale vendendo titoli per prestarli a chi glieli restituisce in 30 anni. No, non è così che lo prestano, non è grazie ai quali soldi, alla liquidità ricevuta da quantitative di quelle banche fanno credito. Le banche non sono limitate nel loro credito dei depositi raccolti e non hanno bisogno di prendere ex ante i soldi da Draghi, ok? Settano le loro riserve solamente ex post, dopo che hanno impiegato i loro soldi, ok? Quindi qua registriamo un fallimento della Banca Centrale Europea nel far crescere l'aggregato monetario, però vediamo anche il tasso di inflazione rispetto all'aumento di moneta, perché come avevamo già detto l'altra volta, siamo sentiti ripetere fino alla nausea che un aumento della base monetaria dovuta a un'immissione di liquidità avrebbe portato a un aumento del tasso di inflazione, ok? Voi guardate qua, questa è sempre, come abbiamo visto prima, l'offerta di moneta, la money supply N1, mentre questa è il tasso di inflazione, ok? A parte che vedete che sale o scende, quando sale l'altro scende, quindi questo fa già pensare che non è che se sale l'offerta di moneta sale il tasso di inflazione, non è così, però guardate bene nel 2012-2013, nonostante l'offerta di moneta continui a salire, il tasso di inflazione continua a scendere. Ci troviamo con un picco oltre il 2016, che è quello che abbiamo registrato ultimamente, dovuto al prezzo delle materie prime. Quella è un'inflazione cattiva. Implicita, però. Inflazione implicita, veramente no. No, il debito è il debito implicito esplicito. Ah. Questo qua è, no, allora l'inflazione, diciamo così molto generalmente, c'è un'inflazione buona che è dovuta all'aumento dei salari, un'inflazione cattiva che è importata ed è dovuta all'aumento dei prezzi delle materie prime. Noi in questo momento stiamo subendo l'inflazione cattiva dovuta all'aumento del prezzo delle materie prime.
che è la stessa cosa successa negli anni 70. L'avevo detto l'altra volta, se vi ricordate, gli anni 70 sono stati anni di crisi energetica, di crisi petrolifere. Lì abbiamo avuto altissimi livelli, altissimi, non era l'iperinflazione di prima, però siamo arrivati ad avere un'inflazione del 20-25%, inflazione che è stata combattuta con le politiche degli anni 80, nonostante la spesa. Ok, negli anni 80, nonostante politiche di spesa, cioè nonostante immettessimo nell'economia anche al netto degli interessi, cioè con disavanzi primari, più di quanto togliessimo, siamo riusciti a far scendere l'inflazione. Adesso invece continuiamo a tagliare per tenere bassa l'inflazione. Com'è che prima spendendo siamo riusciti a far scendere l'inflazione, mentre invece adesso dobbiamo tagliare per far spendere, tagliare per far scendere l'inflazione? Non funziona, come ci dicono. E lì c'è la testimonianza. L'aumento dell'offerta di moneta ha portato a una diminuzione dell'inflazione. Se dovessero dirvi no, perché noi non dobbiamo guardare al tasso di inflazione, ma dobbiamo guardare all'altro indice che si chiama il CPI, il Consumer Price Index, l'indice dei prezzi al consumo, è la stessa cosa. Voi vedrete che per un periodo aumenta, quando l'offerta di moneta a questo picco e comincia a salire, quella della banca centrale alle banche commerciali, vedrete che il Consumer Price Index si appiattisce, diminuisce la crescita dei prezzi. Ok, quindi non è vero che ex se, cioè automaticamente, un'offerta di moneta equivale ad un aumento dei prezzi. Tanto più per operazioni monetarie non convenzionali come quelle che abbiamo visto in questi anni, nelle quali al forte aumento di liquidità è corrisposto una diminuzione del credito, al forte aumento della liquidità è corrisposto una diminuzione dei prezzi. Ok? Quindi la teoria quantitativa che ci dice, anche in questo caso per noi non funziona, perché ci dice che l'offerta di moneta influenza i prezzi, non è quello che abbiamo visto ultimamente. I prezzi non sono aumentati nonostante le banche siano inondate, state inondate di soldi. Ultima cosa, perché pensavo che fosse più presto, invece che sono già 20 alle 5, una cosa che mi preme, l'avevamo detto l'altra volta, ricordatevi una cosa, non siamo in una crisi di debito pubblico, siamo in una crisi di debito privato. Le crisi economiche sono crisi di debito privato, i soldi pubblici sono stati utilizzati per salvare i sistemi bancari tramite i fondi tipo l'European Stability Mechanism, il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Noi abbiamo versato dei soldi e quei soldi sono serviti per salvare il sistema bancario tedesco, il sistema bancario inglese, il sistema bancario tedesco e il sistema bancario francese sono quelli che hanno fruito dei maggiori aiuti pubblici, altrimenti sarebbero andati in bancarotta. In America è successa la stessa cosa, le banche prima private sono state salvate con i soldi dello Stato, i primi e i grandi dirigenti che dopo il 2010 e il 2011 erano arrivati a livelli pre-crisi, se non aumentati, sono stati garantiti con i soldi pubblici. Non è vero che il debito pubblico è quello che ci ha fregato. Il debito pubblico ha salvato i sistemi bancari privati. E chi vi dice il contrario, andate a vedervi, noi sul nostro sito della nostra associazione, ma anche sulla nostra pagina Facebook, ci sono delle infografiche che riportano tutti i soldi che i sistemi bancari hanno ricevuto dai settori pubblici per essere salvati. I soldi del settore pubblico hanno salvato il settore privato, non il contrario. È stato il settore pubblico produttivo che ha salvato il settore privato, non il settore privato che si è salvato da solo. Ricordiamoci questo, il punto di partenza è una crisi di debito privato e non una crisi di debito pubblico. Ci siamo? Quanto è? Si sta finendo?